E si parlava di Renzo Arbore, che è ambasciatore di Puglia. Scusate, c'è stata una persona che ha detto: ma perché ambasciatore? Allora facciamo un console e gli diamo anche un grande premio. È una cosa importante e ufficiale. Non a caso qui questa sera io ho invitato sul palco il presidente dell'azienda provinciale per il turismo, l'avvocato Michele Badesciani, che ci spiegherà un po' cos'è il riservo per Matteo Salvatore. Matteo Salvatore rappresenta tutto quanto è nella storia della nostra terra, e quest'anno l'azienda di promozione turistica della provincia di Foggia, nella scelta di coloro che riceveranno il premio Fenicottero Rosa, che è da noi gestito, ha individuato anche il nome di Matteo Salvatore. Perché? Perché diceva Angelo Cavalli, console, perché il posto di ambasciatore è già occupato. Io dico testimone più che console, testimone, portatore di questa grande realtà culturale. Certo, una visione molto personale, certo una visione fortemente radicata nelle radici popolari, ma indubbiamente da tutto questo emerge cultura, emerge una grande passione, emerge una personalità forte, emerge un'opera che è quella di trasmissione alle nuove generazioni di tutto quanto costituisce la storia del nostro passato. Di questo dobbiamo essere grati a Matteo Salvatore, ed è per questo che quest'anno, il 6 febbraio, gli conferiremo questo premio, il Fenicottero Rosa, che gli prego di credere che è un premio prestigioso, del resto lo sanno un po' tutti, e che Matteo Salvatore certamente ha meritato. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Matteo.